again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Oggi con BFC Video siamo a Milano, a Scale It, la più importante manifestazione italiana dedicata alle scale-up. Cosa sono? Sono delle start-up che hanno già fatto il salto dimensionale, che hanno già un prodotto sul mercato e un modello di business. Qui a Scale It incontrano gli investitori, soprattutto gli investitori internazionali, quelli più grandi, i grandi fondi di venture capital. Li abbiamo intervistati, ve li presenteremo e presenteremo anche le belle iniziative delle startup italiane. Siamo con Lorenzo Franchini, il fondatore di Scale It e quindi anche il creatore di questa manifestazione dove ci troviamo oggi, al quale chiediamo di parlarci appunto di Scale It e soprattutto degli obiettivi che una manifestazione come questa si pone. Scale It è una piattaforma evento che raggruppa scale up che vengono dall'Italia, dai paesi del sud-est Europa, investitori internazionali e dei partner corporate. Sostanzialmente quello che noi facciamo, ogni anno selezioniamo 15 aziende che hanno le performance adatte per essere attrattivi da parte di fondi internazionali, curiamo durante tutto l'anno rapporti con questi fondi e poi promuoviamo le aziende verso i fondi. Il momento finale di tutta questa attività è l'evento di oggi, dove una certa percentuale degli oltre 250 fondi internazionali a quali noi parliamo vengono fisicamente a Milano. Quest'anno sono circa 35 fondi internazionali, ci sono poi tutti gli operatori italiani e in questa sede le aziende fanno la loro presentazione e poi incontrano gli investitori in incontri one to one. I numeri di cui ha parlato lasciano intendere che ci sia un reale interesse da parte degli operatori internazionali verso il nostro paese, che può sembrare quasi una cosa strana. È realmente così? Diciamo che i dati che stiamo osservando, soprattutto nei primi 9 mesi dell'anno, dicono effettivamente che è così, nel senso che abbiamo osservato che ci sono stati 13 investimenti da parte di fondi internazionali in aziende fondate da italiani, la maggior parte vere e proprie aziende italiane, per un ammontare di circa 280 milioni di euro su un mercato che dall'inizio dell'anno ha fatto 420 milioni di euro di investimento, che in valore assoluto è ancora lontano dai mercati principali come Francia, Germania e Inghilterra, ma in valore relativo vuol dire un incremento di circa 3 volte, anzi più di 3 volte rispetto ai numeri dell'anno scorso. Quindi ci sono dei forti segnali di vivacità del settore e di interesse da parte degli operatori internazionali. Il fatto che quest'anno ci siano 35 fondi internazionali, quando magari gli altri anni erano 20 o 15, anche questa è un'altra testimonianza di interesse. Un elemento che io vorrei sottolineare però è il fatto che l'Italia in questo scenario non è da sola, ma è la testa di ponte di un gruppo di paesi nel nostro settore meno sviluppati in Europa, che sono i paesi del sud-est Europa, quindi la fascia verso est e verso sud, quindi ex Jugoslavia, Balcani, Grecia e Turchia,
che rendono anche la nostra proposizione più attraente verso gli investitori internazionali, perché gli investitori non vengono vengono in Italia non solo per vedere aziende italiane, ma per vedere aziende da un'area molto più estesa e più ampia, e questa può essere anche una strategia in generale per il nostro ecosistema, per essere ancora più attrattivo rispetto a come lo è stato fino ad oggi. Ci sono vari elementi forti che noi proponiamo alle aziende. Il primo punto è che noi non siamo un evento, ma siamo una piattaforma che prima di tutto prepara le aziende, aiuta le aziende a prepararsi per incontrare fondi internazionali. Secondo punto, le promuove, e le promuove al di là degli investitori che effettivamente vengono. E l'altro elemento molto importante è che nell'evento fisico di oggi le uniche aziende che hanno accesso all'evento sono le 15 che noi selezioniamo. Noi non diamo accesso a nessun altro imprenditore, a nessun'altra azienda, perché vogliamo garantire quello che in inglese si dice share of voice, cioè avere una minima parte di attenzione da parte degli investitori. Quindi noi non presenteremo mai 30 aziende, e le 15 aziende che sono presentate hanno la garanzia che sono sotto l'attenzione di tutte. Questo è un elemento molto importante, perché quando si fa startup si scommette su tante migliaia di aziende, in Italia ce ne sono 9.000, ma quando si fa scale up, e quindi bisogna attrarre decine di milioni di euro su una singola azienda, c'è bisogno di focalizzarsi, e il focus deve per forza essere qualità. Solo con la qualità riusciremo ad attrarre risorse dall'esterno e attrarre gli investitori internazionali, ed è questa la nostra filosofia. Axel, in qualità di grande fondo globale, pensa che ci siano buone opportunità di investimento ovunque nel mondo, quindi sicuramente l'Italia e Sud Europa sono un'area che stiamo seguendo con grande interesse, soprattutto non direi perché sono italiano, ma perché abbiamo visto crescere e svilupparsi nuove realtà interessanti, quindi Scaleit per noi è un'occasione per seguire realtà che già conosciamo e per conoscerne delle nuove, ma anche per fare un po' di networking con i fondi locali, che sono per noi dei collaboratori, e quindi non possiamo assolutamente perderci l'occasione di partecipare. In termini di volumi di fondi raccolti, l'Italia è ancora a un livello relativamente basso, se lo vogliamo comparare a Francia, a Germania, a Regno Unito, ma anche paesi nordici. Però quest'anno è stato sicuramente un anno molto molto positivo, abbiamo visto grandi imprenditori finalmente essere un po' più ambiziosi e riuscire a uscire maggiormente dai confini nazionali, quindi questo ci piace perché cerchiamo iniziative che abbiano ambizioni globali. Quindi di recente per esempio abbiamo investito in un imprenditore italiano, Carlo Gualandri, con la sua iniziativa Soldo, che nonostante sia basata a Londra ha buona parte del suo team qui in Italia, a Roma. Guardiamo a tutti gli ambiti della tecnologia, diciamo che tre sono i principali macro settori che seguiamo con interesse. Il primo è quello consumer internet, quindi qualsiasi realtà che abbia a che fare con l'interazione del consumatore. Software, che ovviamente l'Italia ha delle capacità tante volte molto nascoste, che è difficile da trovare ma chiaramente presenti. E l'ultimo è sicuramente il fintech. Vediamo l'Italia in un buon momento, siamo positivi per i prossimi anni e speriamo presto di fare un nuovo investimento in Italia. Noi siamo il principale mercato finanziario europeo, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Lisbona e Dublino. Perché siamo qui? Perché da un annetto circa abbiamo cominciato a coprire attivamente l'Italia, specie sui settori tecnologici. Scaleit è al momento il nostro miglior partner nella selezione, nell'individuazione delle migliori opportunità italiane che possono accedere ai nostri mercati e quindi a una platea ampia di investitori internazionali e focalizzati. Abbiamo da poco lanciato il nostro programma di accelerazione a livello europeo, comprende 8 paesi, 135 società, di cui 11 italiane, e quindi ci aspettiamo che questa classe presentata oggi a Scaleit possa fornire dei candidati per poter partecipare alla nostra selezione, venire presentati all'ampia platea e poter cominciare un percorso che si spera per le società possa portare a competere in un mercato più ampio e alla quotazione laddove ci sono i presupposti. I vantaggi sono i vantaggi di quotarsi su un mercato verticale, internazionale, focalizzato, dove l'accesso ai capitali da parte di investitori internazionali è più facile, dove probabilmente vengono capite meglio, dove le valutazioni sono migliori, dove il grado di attenzione e di copertura
su questo tipo di ecosistemi è sicuramente a un livello superiore rispetto a un contesto domestico. I VC già stanno cominciando a investire in Italia, le riprove sono le storie di successo sulle pagine dei giornali in questi giorni, ma il mercato borsistico è ancora forse troppo chiuso e troppo focalizzato sui contesti domestici. Noi ci aspettiamo che l'interesse sia via via sempre maggiore, per questo lavoriamo moltissimo anche con venture capital italiani e internazionali, che in questo sono nostri alleati. Non siamo un'alternativa ai venture capital, ma lavoriamo in modo sinergico sostanzialmente per potenziare in modo esponenziale quello che sono i loro interventi sulle società e le potenzialità di espansione e di crescita per queste società. Possono interagire, il mercato dei capitali può essere una exit, in molti casi lo è stata, può essere anche un grande alleato nei coinvestimenti, nella visibilità delle proprie aziende, dei propri portafogli, nel riconoscimento di un valore e nella possibilità di accedere in modo continuativo a dei capitali, quindi sostanzialmente anche sopperire quello che è uno dei problemi che ci sono in Italia finora, anche se sta cambiando, che sono la difficoltà di trovare coinvestimenti di qualità. Noi sviluppiamo app, progettiamo, sviluppiamo, monetizziamo app, le diffondiamo globalmente, e una cosa importante da specificare è che lavoriamo sui nostri prodotti, quindi non lavoriamo per clienti, non lavoriamo per terze parti, ma siamo noi che decidiamo i titoli su cui che affrontiamo e che offriamo al pubblico. Essere tra i principali, essere tra i leader in questo settore significa che ogni giorno centinaia di migliaia di persone scaricano globalmente uno dei nostri titoli. Storicamente ci siamo sempre concentrati su titoli che sono mass market, quindi andiamo ad identificare quei mercati, ad esempio il fitness piuttosto che l'editing di foto e video, che quotidianamente portano un sacco di persone a ricercare questi titoli e queste soluzioni sull'App Store. E noi vendiamo queste soluzioni direttamente alla persona a cui servono attraverso una monetizzazione all'interno dell'app, molto spesso nella forma di abbonamenti che queste persone pagano per accedere alla funzionalità dell'app stessa. Siamo partiti nel 2013, tra l'altro in Danimarca, ci siamo spostati in Italia soltanto nel 2014 e il motivo per cui abbiamo scelto questo settore è che eravamo reduci da un fallimento, come spesso accade in questi casi. Prima di Bending Spoons avevamo fondato una startup che si chiamava Evertail e che si focalizzava su un prodotto specifico. Il problema di quella startup è che invece di fare una bella analisi di mercato, guardare i dati, ci siamo fatti influenzare da quella che era un po' la nostra passione e la nostra inventiva. Non avevamo validato il prodotto e alla fine, dopo 2 anni, abbiamo dovuto ammettere che non c'era il product market fit. Nel caso di Bending Spoons, invece, fin da subito siamo stati molto più strutturati e prima ancora di iniziare abbiamo fatto delle ricerche molto approfondite per capire dove l'interesse degli utenti, dei consumatori finali fosse, e abbiamo religiosamente sviluppato applicazioni sempre in quei settori. Al momento non stiamo attivamente cercando investimenti, in realtà fino a qui ci siamo arrivati con i nostri piedi, non abbiamo mai aperto la cap table, non abbiamo mai ricevuto finanziamenti per equity. Detto questo, è molto bello per noi essere a Scaleit perché ci dà la possibilità di raccontare la nostra storia, che è una storia che non molti conoscono, e al tempo stesso ovviamente siamo sempre aperti a considerare offerte che possono venire, e pensiamo che sia molto importante iniziare ad avere delle conversazioni attorno al tema di un equity funding molto prima rispetto a quando non possa servire. Quindi siamo molto contenti di essere qui per raccontare la nostra storia e per conoscere i big player in questo ambito. La digitalizzazione sta creando dei trend di mercato molto particolari. Non solo le catene del valore tradizionale dal produttore al consumatore vengono condensate e ridotte, ma anche si crea l'opportunità di quelli che chiamiamo gli ecosistemi, cioè degli ambienti digitali dove diversi servizi possono essere forniti al consumatore attraverso una singola piattaforma. Questo è un mercato che sta esplodendo, al momento è molto piccolo, rappresenta circa l'1% del prodotto interno lordo a livello mondiale, ma prevediamo che nei prossimi 10 anni possa crescere fino al 30 volte tanto.
Quindi molte aziende, molte grandi corporate stanno guardando con interesse a questa tipologia di strategie. Ci sono dei mercati molto maturi e sofisticati da questo punto di vista, come la Cina, e ovviamente per andare in questa direzione è necessario innovare in partnership con degli attori esterni, che possono essere startup, scale up, altre aziende, in una logica appunto di ecosistema. L'Italia sicuramente deve dare risposte sul fronte dell'innovazione. Alcune delle grandi corporate italiane hanno già istituito dei centri dell'innovazione o dei corporate venture capital che guardano proprio al mondo delle startup e delle scale up con grandissimo interesse. Può essere questa una maniera per accelerare anche gli investimenti finanziari nel mondo delle startup e scale up. Ci sono 3 o 4 consigli che ci sentiremmo di dare alle scale up che partecipano oggi all'evento. Il primo è di pensare alla propria strategia e value proposition non solo in una logica stand alone, ma proprio in una logica di possibili partner per grandi aziende e corporate. Il secondo è quello di capire come contribuire in questi ecosistemi. Ci sono almeno 3 modelli. Si può essere partecipanti e quindi fornire dei servizi magari che poi vengono intermediati attraverso una piattaforma digitale magari posseduta da una corporate, essere orchestratori, cioè essere proprio al centro della piattaforma, possedere la piattaforma su cui poi vengono montati i servizi di altre terze parti, corporate o scale up, e la terza invece è quella di fornire talenti in ambito digitale, data science, che sono una risorsa molto scarsa in questo momento per il mercato italiano. L'ultima cosa che raccomanderei alle scale up è di cominciare a sviluppare un network non solo da un punto di vista di investitori finanziari, ma anche di partner industriali, quindi appunto guardare anche al mondo delle corporate e delle grandi aziende come possibili interlocutori. Insure è una piattaforma che permette alle compagnie d'assicurazione di poter avere una persona sul luogo di un sinistro in tempo reale e quando vuole. Ci occupiamo di dare supporto all'assicurato nel momento del sinistro e di permettere alla compagnia di ricevere una perizia in un tempo veramente ristretto. Siamo presenti in tutta Italia con il nostro servizio e lavoriamo già con diverse compagnie. Skate ci dà la possibilità di incontrare diversi fondi internazionali interessati a investire in startup in InsurTech e quindi ci permettono di ottenere connessioni con i clienti, quindi compagnie d'assicurazione estere. L'intuizione è venuta da un confronto con uno dei provider telematici più importanti al mondo, che è OctoTelematics. Parlando con loro abbiamo detto: perché non sfruttare la tecnologia di una startup che avevo fondato precedentemente, che si chiama Usnap, con una community di persone pronte a intervenire quando una scatola nera, una black box, ci segnalava un sinistro. Allora abbiamo fatto un test con loro, ha funzionato e in realtà entro un quarto d'ora noi riusciamo ad arrivare in qualsiasi punto della città con una nostra persona per dare supporto all'assicurato. Permette di accorciare i tempi notevolmente nella gestione di un sinistro e quindi di poter liquidare una persona in minor tempo con la soddisfazione del cliente, della compagnia. InsurTech è in fortissima crescita e noi operiamo in un settore che entro il 2020 varrà oltre 250 miliardi di euro. Skate è per noi un'occasione importante per 2 motivi. Uno, perché troviamo qui dei partner internazionali, cioè dei venture capital internazionali, ed è abbastanza appunto unico in Italia trovare manifestazioni di questo tipo. Secondo, perché comunque ci sono delle società che ovviamente vengono qui a esporre il loro pitch, su cui noi effettivamente possiamo valutare poi eventualmente un investimento ad oggi o in futuro. Col secondo fondo tendenzialmente facciamo quello che noi chiamiamo investimenti col cosiddetto Italian Angle, cioè dove troviamo una componente italiana noi possiamo anche investire all'estero, e abbiamo fatto 2 investimenti, uno in Spagna e l'altro in Olanda, una società chiamata Wonderflow e una società chiamata Colvin, dove i fondatori sono italiani oppure la società all'estero ha intenzione, grazie ai nostri denari, di venire pesantemente in Italia. Quindi riusciamo a fare questa, come dire, interrelazione Italia-estero, che ci aiuta anche peraltro ad attrarre venture capital internazionali sia sulle nostre portfolio sia sull'ecosistema italiano, quindi riteniamo sia anche un valore aggiunto, oltre che per il fondo, per l'ecosistema italiano del venture. I cosiddetti KPI, Key Performance Indicator, sono sempre abbastanza standard, tra virgolette, però chiaramente per definizione, essendo una scale up, cerchiamo una crescita abbastanza importante in termini di financials, un management team preparato ad affrontare le sfide della scale up e poi sicuramente una dose di ambizione in mercato.
mercati particolarmente interessanti e grandi. Abbiamo bisogno di due caratteristiche, più capitali e più ambizione, però secondo noi, ma noi ne siamo anche una prova perché peraltro sul primo fondo si è riusciti anche a fare un exit abbastanza importante, verranno, tra virgolette, aumenteranno in numero nei prossimi mesi. Abbiamo inventato nel 2014 il primo GPS tracker per animali. Cos'è un GPS tracker? È un dispositivo che poni sul collare dell'animale e sostanzialmente rintracci l'animale quando scappa. Quando scappa, oppure in questo momento abbiamo sviluppato delle altre funzioni legate all'attività dell'animale, quindi teniamo monitorate tutte le attività dell'animale, dalla corsa al gioco al riposo, così il padrone può sempre vedere lo stato dell'animale, cosa sta facendo, se è impegnato, se è tranquillo a casa, e quindi stiamo monitorando tutto quello che sono i dati degli animali. Il microchip è un dispositivo passivo, nel senso che viene posto sotto la pelle dell'animale e l'animale viene rintracciato solamente nel caso in cui qualcuno lo trovi e lo vada a portare ad un canile. Il nostro sistema è un sistema attivo, il padrone tiene sempre sotto controllo il suo animale, vede sempre che cosa fa e vede se è a casa, vede se è uscito dal recinto, vede se è scappato, anzi noi mandiamo anche degli allarmi tramite notifiche push se l'animale è scappato. Quindi è il padrone che tiene sempre sotto controllo l'animale, cercando di evitare che scappi e di anticipare la fuga. Il mondo degli animali è un mondo enorme, se pensate che in Europa e in America ci sono 150 milioni di cani e in Europa e in America 160 milioni di gatti, vi potete immaginare quanto è importante questo mercato. Il mercato del pet è complessivamente da 109 billion US dollars, quindi è un mercato estremamente interessante e in costante crescita. Pochi giorni fa leggevo un articolo che entro il 2020 saranno venduti più pet wearable, quindi più chippy, rispetto agli Apple Watch. Sono dei dati estremamente, estremamente importanti, da qui l'interesse dei fondi nei nostri confronti. Skelit è un evento importantissimo in Italia, forse il più importante evento in Italia, dove ci sono le più importanti startup. È molto, anzi è un onore essere qua a presentare, perché le 15 startup più importanti vengono selezionate, passano questo processo di selezione e noi poi abbiamo davanti una platea di 22 fondi, non solo italiani ma anche internazionali, e abbiamo già un'agenda fissata per 7 incontri a seguito di questa intervista con i fondi per fare un rapporto one to one, un dialogo one to one, quindi è estremamente importante questo evento. Insomma, questo appuntamento con Skelit ci ha dimostrato che in Italia c'è fermento, c'è voglia di innovare e anche di investire. E questo non solo da parte degli investitori italiani, ma anche da quelli stranieri. Benissimo, con questo il nostro appuntamento di oggi si chiude e vi diamo appuntamento al prossimo evento BFC.